Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dai capitoli 70 e 71, La morte di San Giuseppe e il dolore di Maria. Vedo un interno di laboratorio da falegname, formato da pareti di roccia, tinte dal fumo di legna bruciata per anni. Gesù lavora ad un tavolone da falegname, sta piallando delle tavole che poi addossa al muro dietro a sé. Poi prende una specie di sgabello e lo squadra in tutti i sensi. Vestito di nocciola scuro, ha la tunica piuttosto corta e una specie di grembiule davanti, nel quale si sfrega le dita dopo aver toccato il pentolino con la colla. È solo, lavora assiduamente ma con pacatezza, nessuna mossa disordinata ed impaziente. È preciso e continuo nel suo lavoro, non si infastidisce di nulla, né di un nodo nel legno che non si lascia piallare, né di un cacciavite che gli cade due volte dal banco, né dal fumo sparso che gli deve andare negli occhi. Ogni tanto alza il capo e guarda dove è una porta chiusa, come ascoltando. Sembra che attenda qualcuno, poi torna al lavoro. Non è triste, ma è serio. Mentre è occupato a fabbricare qualcosa che mi sembrano pezzi di cerchio di ruota, entra la mamma. Entra affrettatamente e corre verso Gesù. Chiama con affanno il figlio. Gli si appoggia con ambo le mani ad un braccio, commossa di suppliche e di dolore. Gesù la carezza passandole il braccio sulla spalla e la conforta. Poi si avvia con essa, lasciando subito il lavoro e levandosi il grembiule. Oh Gesù, vieni, vieni, sta male. Vengano dette con labbra che tremano e con un luccichio di pianto negli occhi arrossati e stanchi. Gesù non dice che, mamma. Ma vi è tutto in quella parola. Entrano nella stanza accanto, tutta ridente di sole, che entra da una porta spalancata su un orticello. La stanza è povera, ma ordinata. Vi è un giaciglio basso, coperto di materassini. Su esso appoggiato molti cuscini è Giuseppe. È morente. Lo dice chiaramente il volto di un pallore livido, l'occhio spento, il petto anelante e l'abbandono di tutto il corpo. Maria si mette alla sua sinistra, gli prende la mano rugosa e livida nelle unghie, la strofina, la carezza, la bacia, gli asciuga con un panno il sudore che fa righe lucide alle tempie incavate. La lacrima, che si invetra nell'angolo dell'occhio, gli bagna le labbra. Gesù si mette a destra, solleva con sveltezza e cura il corpo che si affossa, lo raddrizza sui cuscini che accomoda insieme a Maria, carezza sulla fronte l'agonizzante e cerca di rianimarlo. Maria piange piano, senza rumore, ma piange. I lacrimoni rotolano lungo le guance pallide, sino sulla veste azzurro cupo, e sembrano zaffiri lucenti. Giuseppe si rianima alquanto e guarda fisso Gesù. Gli dà la mano come per dirgli qualcosa e per avere al contatto divino forza nell'ultima prova. Gesù si china su quella mano e la bacia. Giuseppe sorride, poi si volge a cercare con lo sguardo Maria. E sorride anche a lei. Maria si inginocchia presso il letto, cercando di sorridere, ma le riesce male e curva il capo. Giuseppe le mette la mano sul capo con una casta carezza che pare una benedizione. Non si sente che lo svolazzio, il tubare dei colombi, il frusciare delle foglie e nella stanza il respiro del morente. Gesù gira intorno al letto, prende uno sgabello e fa sedere Maria, chiamandola ancora unicamente mamma. Poi torna al suo posto e riprende nelle sue la mano di Giuseppe. È così vera la scena che io piango per la pena di Maria. Poi Gesù, curvandosi sul morente, gli mormora un salmo. Comincia così: Proteggimi, o Signore, perché in te ho posto la mia speranza. A pro dei santi che sono nella terra, di lui ha compiuto mirabilmente tutti i miei desideri. Benedirò il Signore che mi dà consiglio. Io tengo sempre dinanzi a me il Signore. Egli mi sta alla destra perché io non vacilli. Per questo si rallegra il mio cuore ed esulta la mia lingua. Anche il mio corpo riposerà nella speranza. Perché tu non abbandonerai l'anima mia nel soggiorno dei morti, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi farai conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua faccia. Giuseppe si rianima tutto e con uno sguardo più vivo sorride a Gesù e
e gli stringe le dita. Gesù risponde con un sorriso al sorriso e con una carezza alla stretta e continua dolcemente curvo sul suo padre putativo. Quanto sono amabili i tuoi tabernacoli, o Signore! L'anima mia si consuma di desiderio verso gli atri del Signore. Anche il passero si trova una casa e la tortorella un nido per i suoi nati. Io desidero i tuoi altari, Signore. Beati coloro che abitano la tua casa, beato l'uomo che trova in te la sua forza. Egli ha disposto nel suo cuore le ascensioni dalla valle delle lacrime al luogo eletto. O Signore, ascolta la mia preghiera. O Dio, volgi il tuo sguardo e mira la faccia del tuo Cristo. Giuseppe con un singhiozzo guarda Gesù e fa il moto di parlare come per benedirlo, ma non può. Si comprende che capisce, ma la parola è impedita. È però felice e guarda con vivacità e fiducia il suo Gesù. «Oh Signore», continua Gesù, «tu sei stato propizio alla tua terra, hai liberato dalla schiavitù Giacobbe. Mostraci, oh Signore, la tua misericordia e donaci il tuo Salvatore. Voglio sentire quel che dice dentro di me il Signore Dio. Certo, Egli parlerà di pace al suo popolo per i suoi santi e per chi di cuore torna a Lui. Sì, la tua salute è vicina e la gloria abiterà sulla terra. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità è spuntata dalla terra e la giustizia ha guardato il cielo. Sì, il Signore si mostrerà benigno e la nostra terra darà il suo frutto. La giustizia camminerà dinanzi a Lui e lascerà nella via le sue impronte. Tu l'hai vista quest'ora, Padre, e per essa ti sei affaticato. Tu hai aiutato quest'ora a formarsi, e il Signore te ne darà premio. Io te lo dico. Aggiunge Gesù, asciugando una lacrima di gioia che scende lenta sulla guancia di Giuseppe. Poi riprende. O Signore, ricordati di Davide e di tutta la sua mansuetudine. Come egli giurò al Signore, io non entrerò dentro la mia casa, non salirò sul letto del mio riposo, non concederò sonno agli occhi miei, non riposo alle mie palpebre, non requie alle mie tempie, finché non ho trovato un posto al Signore, una dimora al Dio di Giacobbe. Sorgi, Signore, e vieni al tuo riposo, tu e l'arca della tua santità. Sia rivestiti di giustizia i tuoi sacerdoti, e facciano festa i tuoi santi. Per amore di Davide tuo servo, non negarci il volto del tuo Cristo. Il Signore ha giurato a Davide la promessa e la manterrà. Porrò sul tuo trono il frutto del tuo seno. Il Signore l'ha scelta a sua dimora. Io farò fiorire la potenza di Davide, preparando una fiaccola accesa per il mio Cristo. Grazie, Padre mio, per me e per la madre. Tu mi sei stato Padre giusto e ti ha posto l'Eterno a custodia del suo Cristo e della sua arca. Tu fossi la fiaccola accesa per lui e per il frutto del seno santo hai avuto viscere di carità. Vai in pace, Padre. La vedova non sarà senza aiuto. Il Signore ha predisposto perché sola non sia. Vai sereno al tuo riposo. Io te lo dico. Maria piange con il volto curvo sulle coperte stese sul corpo di Giuseppe che si raffredda. Gesù affretta i suoi conforti perché l'anelito si fa più affannoso e lo sguardo torna a velarsi. Felice l'uomo che teme il Signore e pone nei suoi comandamenti ogni diletto. La giustizia di lui rimane nei secoli dei secoli. Fra gli uomini retti sorge fra le tenebre come luce il misericordioso, il benigno, il giusto. Il giusto sarà ricordato in eterno, la sua giustizia eterna, la sua potenza si alzerà fino alla gloria. Tu l'avrai questa gloria, Padre. Presto verrò a trarti con i patriarchi che ti hanno preceduto alla gloria che ti attende. Esulti il tuo spirito nella mia parola. Chi riposa nell'aiuto dell'Altissimo vive sotto la protezione del Dio del cielo. Tu vi sei, Padre mio. Egli mi liberò dal laccio dei cacciatori e dalle aspre parole. Ti coprirà con le sue ali e sotto le sue penne troverà rifugio. La sua verità ti circonderà come scudo. Non temerai notturni spaventi. Non si avvicinerà a te il male, perché i suoi angeli ha dato l'ordine di custodirti in tutte le sue vie. Camminerai sopra l'aspide del basilisco e calpesterai il dragone e il leone. Perché hai sperato nel Signore, egli ti dice: O Padre, che ti libererà e ti proteggerà. Perché hai alzato a lui la tua voce e ti esaudirà. Sarà teco nella tribolazione ultima.
ti glorificherà dopo questa vita, facendoti vedere già da questa la sua salvezza, e nell'altra facendoti entrare per la salvezza che ora ti conforta e che presto, presto verrà, te lo ripeto, a cingerti di un abbraccio divino e portarti seco alla testa di tutti i patriarchi, laddove preparata la dimora del giusto di Dio, che mi fu padre benedetto. Precedimi per dire ai patriarchi che la salvezza nel mondo e il regno dei cieli presto sarà loro aperto. Va, padre, la mia benedizione ti accompagni. La voce di Gesù si è elevata per giungere alla mente di Giuseppe, che sprofonda nelle nebbie della morte. La fine è imminente. Il vecchio ansima e fatica. Maria lo carezza. Gesù si siede sulla sponda del lettuccio e cinge e attira a sé il morente, che si accascia e si spegne senza sussulti. La scena è piena di una pace solenne. Il Gesù riadagia il patriarca e abbraccia Maria, che in ultimo si era avvicinata a Gesù nello strazio che l'angosciava. Dice Gesù: a tutte le mogli che un dolore tortura, insegno di imitare Maria nella sua vedovanza, unirsi a Gesù. Quelli che pensano che Maria non abbia sofferto per le pene del cuore sono in errore. Mia madre ha sofferto, sappiatelo, santamente, perché tutto in lei era santo, ma acutamente. Coloro che pensano che Maria amasse di un amore tiepido lo sposo, poiché le era sposo di spirito e non di carne, sono parimenti in errore. Maria amava intensamente il suo Giuseppe, al quale aveva dedicato sei lustri di vita fedele. Giuseppe le era stato padre, sposo, fratello, amico, protettore. Ora ella si sentiva sola, come tralcio di vite, al quale viene segato l'albero a cui si reggeva. La sua casa era come colpita da un fulmine, si divideva. Prima era un'unità in cui i membri si sostenevano a vicenda. Ora veniva a mancare il muro maestro, primo dei colpi inferti a quella famiglia, segnacolo del prossimo abbandono del suo amato Gesù. La volontà dell'Eterno, che l'aveva voluta sposa e madre, ora le imponeva vedovanza e abbandono della sua creatura. Maria dice fra le lacrime uno dei suoi sublimi sì: «Sì, Signore, si faccia di me secondo la tua parola». E per avere forza in quell'ora si stringe a me. Sempre si è stretta a Dio Maria nelle ore più gravi della sua vita. Nel Tempio, chiamata le nozze, a Nazareth, chiamata la maternità, ancora a Nazareth, fra le lacrime della vedovanza, a Nazareth, nel supplizio del distacco del figlio, sul Calvario, nella tortura del vedermi morire. Imparate voi che piangete, e imparate voi che morite, imparate voi che vivete per morire. Cercate di meritare le parole che dissi a Giuseppe: saranno la vostra pace nell'ora della morte. Imparate voi che morite a meritare di aver Gesù vicino, a vostro conforto. E se anche non l'avete meritato, osate ugualmente di chiamarvi vicino. Io verrò. Le mani piene di grazie e di conforti, il cuore pieno di perdono e d'amore, labbra piene di parole di assoluzione e di incoraggiamento. La morte perde ogni asprezza se avviene fra le mie braccia, credetelo. Non posso abolire la morte, ma la rendo soave a chi muore fidando in me. Il Cristo l'ha detto per tutti voi, sulla sua croce: Signore, confido a te lo spirito mio. L'ha detto pensando, nella sua, alle vostre agonie, ai vostri errori, alle vostre agonie, ai vostri terrori, ai vostri desideri di perdono. L'ha detto con il cuore spaccato di strazio, prima che per la lanciata, e strazio spirituale più che fisico, perché le agonie di coloro che muoiono pensando a lui fossero addolcite dal Signore e lo spirito passasse dalla morte alla vita,